Benedetta, gol partita molto importante per te, che sensazioni hai da questa gara e poi perché, qual è stata la differenza tra il primo e il secondo tempo secondo te? È stata una partita abbastanza dura, c'era tanta stanchezza, soprattutto mentale, perché arriviamo da un periodo di tante partite, tutte importanti, quindi c'è un po' di stanchezza da parte di tutte, soprattutto come ho detto mentale. Il primo tempo erano abbastanza chiuse, abbiamo un po' faticato verso la fine primo tempo a trovare un po' di spazi. E poi al secondo tempo siamo rientrati in campo con ancora più voglia e c'è stato il gol e abbiamo continuato a giocare come sappiamo. Ti hai fatto un gran bel gol che ti dà anche tanta fiducia, no? In un campionato come questo dove vi alternate sempre sulla fascia. Sì, sono contenta per il gol, però soprattutto davvero per questo tempo. Per questa vittoria che è importantissima, c'è tanta competizione in tutti i ruoli e siamo una bella squadra, quindi lavoriamo tutte quante e cerchiamo di farci trovare sempre pronte. Senti, hai parlato prima di stanchezza mentale, ma una stanchezza dovuta al fatto del magari di mollare un po' la presa tra Champions e campionato, oppure di continuare a trovare motivazioni per una squadra che poi alla fine vince sempre? No, le motivazioni ci sono sempre, stanchezza mentale per essere sempre sul pezzo in ogni partita, in ogni momento della partita e sono state in questo periodo tutte partite importanti e quindi stanchezza mentale sotto quel punto di vista. Hai detto c'è tanta competizione nel tuo ruolo, ti trovi bene in questa situazione in cui adesso siete tante a giocare per due posti? Sicuramente è una situazione, queste situazioni in squadre come la Roma ti fanno sempre dare quel qualcosa in più, allenamento dopo allenamento, e quindi credo che ti faccia sempre migliorare di più. Grazie.